passes each one she passes goes by. Hi everybody, from Marco Domenico Nia, favorite music consultant. Oh, but you watch her so sadly. Il vostro pipperaio magico preferito. Nonché consulente musicale. Today we're gonna talk about Astrid Gilberto. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Antonio Carlos Jobim. Passes, he smiles, but she doesn't see. And Stan Getz Ego. Stan Getz, nato Stanley Getz in Filadelfia 2 febbraio del 27, ci ha lasciato Malibu il 6 giugno del 91, è stato un sassofonista americano di musica jazz. Il suo sax tenor ha brillato particolarmente nel fortunato periodo cool jazz per il suo lirismo e lo straordinario calore del suo suono. Stanley Getz, February 27, 91, was an American jazz saxophonist professionally known as Stan Getz. Very famous bossa nova girl from Ipanema, 1964, just playing right now. Astrid Gilberto, born Astrid Evangelina Weinard, March 29, 94, is a Brazilian samba and bossa nova singer. She became popular in the 1960s after a performance of the song Girl from Ipanema, This is the One. Astrid non aveva nessuna esperienza, non aveva mai cantato professionalmente, era venuta negli Stati Uniti per accompagnare il marito e fargli da interprete. Su insistenza di Taylor e Getz registrò The Girl from Ipanema e Corcovado. Pare che João e Gilberto non fossero d'accordo, in ogni caso fu proprio João ad annunciare alla moglie la decisione di farla partecipare alla registrazione. Desafinado, this is the one. The Girl from Ipanema, in inglese la giovane affascinata Astrid, che fece la sua fortuna induendo il potenziale successo che in effetti la canzone avrebbe avuto. L'album singolo Girl from Ipanema, Corcovado, attribuito a Stan Getz e Astrid Gilberto, uscirono nei primi mesi del 64, portando la bossa nova ai suoi massimi livelli di popolarità. Astrid Gilberto rimase alla corte di Stan Getz per qualche tempo, fino al 1969. Antonio Carlo Brasileiro de Almeida Jobim, nato il 25 gennaio del 27 e ci ha lasciato nel 94 a New York, è stato un musicista, compositore e cantante brasileiro. Fu uno degli inventori del genere bossa nova e uno dei protagonisti della musica popolare brasiliana. Antonio Carlo Brasileiro de Almeida Jobim, 1927, also known as Tom Jobim, was a Brazilian composer, pianist, and songwriter, arranger, and singer, widely considered as the one of the great exponents of Brazilian music. This is called Desafinado, still on the sax, Stan Getz.
I hope you like and enjoy this Bossa Nova Jazz 1964. You can see the cover of the CD in front of you, in front of me. And this is the Bossa Nova. Yeah. Album you can see in front of you is really suggested if you like bossa nova jazz of the 64-65. Actually this sound never gets old, questo è un suono che non invecchia mai, diventa vintage, ricordate? Perfetto per I vostri cocktail party. It's perfect for your cocktail parties. Very cool music for your boutique. As you can see, no electronic at all. Nessuna elettronica, quindi non invecchia. Gets on saxophone. I'm sorry, in the video you're looking at, you're watching Dave Brubeck, nothing to do with this, but anyway. Mi spiace che nel video state guardando Take 5 di Dave Brubeck e non c'entra nulla con questo disco, ma va bene. Spero vi sia piaciuta questa puntata sulla bossa. Ciao! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere.